pareti divisorie abbattute per creare aule più grandi nel rispetto della normativa anti-Covid. Accade a Lanciano, nella scuola primaria degli Eroi Ottobrini, in Viale Marconi, dove l'amministrazione comunale ha incontrato la stampa per fare il punto della situazione nei 4 istituti comprensivi della città. La campanella tornerà a suonare il 15 settembre per i 3.700 piccoli studenti di Lanciano, in quanto lunedì 14 è festa patronale in onore della Madonna del Ponte. Il settore lavori pubblici ha consegnato diversi cantieri per lavori di edilizia leggera, spiega l'assessore Giacinto Verna. Da subito, già da maggio, quando abbiamo iniziato a incontrare i dirigenti scolastici con i quali abbiamo programmato e poi deciso tutto quello che si doveva fare in funzione appunto del rientro a scuola, da subito, dicevo, la priorità è stata quello di, con lo slogan "la scuola a scuola", di far rientrare circa 3.700 alunni della città di Lanciano a scuola in presenza. È stato un percorso lungo perché abbiamo dovuto appunto confrontarci con i dirigenti e con il mondo della scuola, ma è stato un percorso complicato perché ci sono stati momenti in cui anche il vuoto normativo e anche, diciamo, le linee guida non sono state chiarissime, ma da subito, dicevo, noi come settore pubblica istruzione e come lavori pubblici abbiamo, oltre che programmato, progettato, e quindi ormai da qualche giorno il frutto di quegli incontri, di quei confronti, degli studi e quindi della progettazione sono diventati realtà. Quindi io penso di poter affermare, di poter dire con assoluta certezza che in questo caso a Lanciano il 15 di settembre i nostri bimbi potranno rientrare a scuola in presenza e in sicurezza. Non tutti gli edifici scolastici hanno spazi sufficienti per garantire la didattica con il distanziamento previsto dai protocolli di sicurezza. Alcune scuole utilizzeranno altri spazi collettivi per recuperare locali come aula magna, mensa, laboratori. Altre infine sposteranno alcune classi in diversi edifici della città come il Polo Museale Santo Spirito e il Parco delle Arti Musicali. Nella stragrande maggioranza dei casi, proprio grazie a questi interventi per circa 750.000 euro, nella stragrande maggioranza dei casi siamo in grado di dire che sì, rientreranno all'interno delle stesse scuole, degli stessi istituti, cioè nei luoghi didattici deputati. In alcuni casi, dove questo non è stato possibile, sempre nel rispetto delle linee guida, abbiamo messo a disposizione alcuni nostri spazi di proprietà del comune, a norma naturalmente, e parlo per esempio del Parco delle Arti Musicali, dove andranno messe 6 classi di scuola media L'Umberto I, e per esempio all'interno del Polo Museale, dove porteremo 2 classi dell'Istituto Don Milani, e ancora per fare un esempio l'Infanzia Principe di Piemonte, che verrà trasferita a circa 100 metri di distanza su Via Piave all'interno di una ludoteca che abbiamo affittato proprio per far sì che anche la scuola dell'infanzia di Principe di Piemonte potesse rientrare in presenza e in sicurezza. Infine è ancora tutto in itinere per quanto riguarda il trasporto scolastico e anche per quanto riguarda gli orari di apertura e chiusura delle scuole.